una bella giornata a Genova con il circolo Baby del Tennis dedicata al tennis paralimpico. Com'è andata? Sì, è andata molto bene. Abbiamo avuto la presenza dei Lions di Genova che ci hanno regalato una carrozzina insieme all'associazione Salute e Benessere di Sestri Ponente. Abbiamo fatto una cerimonia di consegna di queste carrozzine e c'è stata la presenza di alcuni disabili che sono venuti a provare a giocare sulle carrozzine. C'è stata la presenza importantissima della campionessa italiana Giulia Capocci e insomma è stata una bella giornata di sport e ci siamo divertiti molto tutti insieme. L'obiettivo è sempre quello di promuovere lo sport, la sua importanza per superare qualsiasi tipo di barriera. Qual è la vostra attività come circolo? Il nostro circolo si occupa di insegnare a bambini, ragazzi e adulti e stiamo facendo ogni sforzo per promuovere il gioco del tennis in carrozzina a Genova e in Liguria, ancora poco presente, quasi completamente assente. E quindi ce la mettiamo tutta in questo senso qui. Difficilissimo giocare a tennis in carrozzina, no? Lo state insegnando, abbiamo visto anche diverse prove, insomma ci vuole veramente tanto impegno, non è facile. È difficile perché si deve giocare in movimento, si deve spingere una carrozzina impugnando una racchetta, trovare la distanza dalla palla che già spesso è difficile anche per chi gioca in piedi e in carrozzina le difficoltà sono maggiori sicuramente, quindi ci vogliono doti, però poi si possono migliorare con l'allenamento sicuramente. Quanti sono i ragazzi che riuscite a coinvolgere nella vostra annata di attività? La nostra attività, noi abbiamo circa una cinquantina fra bambini e ragazzi che vengono a giocare nel nostro circolo, nella nostra scuola tennis, e oltre ad avere già alcuni disabili che vengono a giocare al sabato, abbiamo dei corsi proprio per i disabili sia in carrozzina che sia disabili intellettivi con la Federazione Italiana, con la FISDIR, Federazione Italiana Sport Disabilità Intellettiva.